Adesso basta, io me ne vado. Verissimo, l'ospite si alza e abbandona lo studio. Silvia Toffanin resta di sasso. Verissimo, l'ospite abbandona lo studio, me ne vado. Silvia Toffanin resta senza fiato e così anche il pubblico. Il perché sia successo questo ve lo diciamo fra un istante. Siamo, tanto per capirci, alla puntata di domenica 8 ottobre 2023 del programma pomeridiano di punta del weekend di Canale 5. La moglie di Pier Silvio sta intervistando la mitica Amanda Lear che ha fatto ridere tutti e ha dato anche spunti davvero interessanti sulla sua vita. La donna e cantante ha voluto parlare soprattutto di amore e delle sue relazioni. Da tempo, afferma la Lear, non ha relazioni troppo lunghe per via del fatto che è troppo legata alle sue abitudini a stare da sola, cosa che le piace molto. A riguardo Amanda Lear ha detto a Silvia Toffanin, non capisco tutte queste ragazze che si lamentano di essere sole. Io ho sempre amato esserlo, da sola ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi, per me è molto importante che ognuno viva a casa propria. Verissimo, Amanda Lear abbandona lo studio, me ne vado. Ci vediamo quando vogliamo, usciamo, ci divertiamo, ma la sera tu torni a casa tua e io torno a casa mia. Ma c'è una cosa che proprio Amanda Lear non riesce a mandare giù ed è forse uno dei problemi che non ha un compagno fisso, la quotidianità. Vedere un uomo che si lava i denti al mattino per me è insopportabile, afferma la Lear. Ma poi dice anche, con il mio ultimo fidanzato mi alzavo prima di lui, mi davo una sistemata, mi mettevo un po' di trucco e tornavo a dormire. E lui, come sei bella la mattina. Sono scelte. Ci mancherebbe. Fatto sta che Amanda Lear però a un certo punto decide di congedarsi a modo suo e quando fa per alzarsi, guarda Silvia Toffanin e dice, devo andare, perché ho una vita sessuale. Chiaramente la frase ha provocato una risata da parte del pubblico e anche della padrona di casa. Ma Silvia Toffanin è rimasta tranquilla e ha reagito benissimo e ha detto, ah benissimo, allora buon divertimento. Un momento di grande televisione a dimostrazione che il trash non è soltanto al Grande Fratello, ma anche a casa delle mogli di Pier Silvio Berlusconi.